Buongiorno a tutti, piccolo aggiornamento sulle previsioni meteo in settimana, poi ne riparleremo bene in altri video che realizzeremo in seguito. La settimana è iniziata con abiti più pesanti, infatti le temperature sono decisamente diminuite come previsto. Nella giornata di domenica qualche rovescio temporale veloce, ma niente di eccezionale. In tanti vi siete lamentati della poca pioggia arrivata. Non pioverà neanche oggi e nemmeno nella giornata di martedì, se non qualche goccia di pioggia, ma è quello che avevamo previsto. È inutile che si guardano previsioni delle app a 7-8 giorni di distanza che vedono piogge torrenziali. Le piogge si vedono solo qualche giorno prima. 5-6 giorni prima si può vedere l'evoluzione generale, quindi non si può guardare le previsioni a 7-8 giorni di distanza, soprattutto i millimetri di pioggia. Detto questo, andiamo velocemente a quello che ci aspetta in settimana. Oggi cieli inizialmente così, poi la situazione tenderà a vedere maggiori schiarite. Martedì inizierà con cieli per lo più poco nuvolosi, nuvolosità in aumento durante la giornata, ma tra oggi e domani di pioggia ne cadrà veramente poca, anzi quasi niente, se non qualche goccia come in questo momento sulle nostre colline romagnole. Tra mercoledì e giovedì possibile l'arrivo di una perturbazione che dovrebbe colpire il centro Italia, quindi la nostra regione sarà sfiorata. Sicuramente qualche pioggia in più, ma niente di così eccezionale, ne riparleremo anche in seguito su questo. Fino a mercoledì temperature piuttosto nella media, quindi tra lunedì, cioè oggi, martedì e mercoledì temperature massime spesso comprese tra 14 e 19 gradi, spesso nella media di questo periodo, quindi temperature normali per metà ottobre. Poi, attenzione, tra giovedì e la giornata di sabato netto richiamo caldo che avvertiremo soprattutto in Romagna, venti da sud, quindi giornate ventose e un deciso rialzo delle temperature, in particolar modo su Romagna, interessata meno l'Emilia centro-orientale, quasi niente l'Emilia occidentale. Tra venerdì e sabato, attenzione, piogge un po' più abbondanti dovrebbero colpire l'Emilia centro-occidentale, altrove ancora poca roba e temperature che torneranno a scendere tra sabato e domenica. Ma i dettagli li vedremo in seguito, questo era solo un veloce aggiornamento. Buona giornata.